Amici di 365, buongiorno. Oggi parleremo di Super Enduro, un tema abbastanza recente. Saprete anche voi, come tutti oramai, che Super Enduro nel 2021 non svolgerà nessun evento. È sicuramente una notizia triste, una notizia che dispiace, perché molti di noi un po' periodicizzavano le uscite, gli allenamenti, proprio anche sui tempi di questo splendido format. Abbiamo cercato di incontrare Guala, ho contattato Enrico per avere un'idea, per capire con lui quali fossero i motivi e magari anche qualche spunto per vedere il bicchiere mezzo pieno. È chiaro che Super Enduro è un format troppo grande per essere paragonato a una gara regionale, ma nello stesso tempo troppo piccolo per essere paragonato invece a un EWS, e di conseguenza anche l'organizzazione di questo evento è molto più complessa rispetto a una tradizionale gara regionale, ma nello stesso tempo non riesce ad avere le energie e le risorse che si possono invece avere per le gare delle EWS. Questa via di mezzo ha portato lo staff di Super Enduro a decidere di dare uno stop anche quest'anno. Come dicevo prima, è un peccato, però bisogna cercare di vedere anche i lati positivi da questa notizia un po' che apparentemente non ne ha. Quando è nato Super Enduro è stata sicuramente una svolta, è stata una rivoluzione completa, non solo dal punto di vista delle gare, del format di gara, ma anche e soprattutto dal punto di vista mediatico. Chi come il sottoscritto arrivava dal cross country, dalla discesa, da gara nazionale di queste discipline si è trovato in un mondo completamente nuovo. I video, piuttosto che le recensioni, piuttosto che il contesto che accoglieva sempre le gare Super Enduro, era qualcosa che fino a quel momento non si era mai visto, se non in alcuni eventi particolari. Penso all'Igor Cup a Milano, ad esempio, ma altrimenti non c'erano delle situazioni del genere. E con Super Enduro c'è stata una svolta. Questa svolta ha fatto sì che diventasse un format internazionale visto da tutti come una delle migliori opportunità di promozione per i marchi e per gli atleti. Grazie naturalmente a questo, molti atleti, penso a Davide Sottocornola, penso ai fratelli Rubato, sono riusciti a costruirsi anche una loro professione. Quello che probabilmente è mancato è accorgersi che negli anni Super Enduro cambiava, il mondo dell'enduro è cambiato e con l'arrivo delle VS, con l'avvento delle VS, il panorama si è trasformato. Avevamo ancora un bellissimo format italiano, ma nello stesso tempo era nato un format internazionale, ed è chiaro che atleti, aziende e media hanno incominciato a guardare a quello come il punto di riferimento, sia dal punto di vista agonistico per gli atleti, sia dal punto di vista della promozione e dell'immagine. Forse nel nostro mondo non ci siamo resi conto subito di questo cambiamento. Atleti hanno continuato a investire molte energie nel Super Enduro, le aziende hanno continuato a investire nel Super Enduro, tralasciando un po' anche invece le VS. Io da preparatore ho seguito alcuni di questi ragazzi e la difficoltà era che bisognava preparare le gare di Super Enduro, poi c'erano anche le VS. Questo probabilmente ha creato un gap fra i nostri rider, il nostro mondo e invece quello che è il mondo internazionale. Ecco, un anno di stop potrebbe essere utile, potrebbe essere quello che ci voleva per rivedere un po' le priorità. Ora i rider dovranno necessariamente puntare alle VS, alle VS italiane o alle VS europee quantomeno, e quindi dovranno programmare mentalmente, fisicamente, tecnicamente la loro stagione su quel tipo di evento. E chissà mai che oltre al Teo, a Raimondi e a Pesenti qualcun altro riesca a fare il botto, riesca a fare qualche risultato importante e quindi portarci tecnicamente e come immagine anche lì. Super Enduro si è reso conto però che non potendo più dare la promozione che dava con i suoi format creava un problema. Lasciamo perdere i super rider, i rider che potrebbero ambire alle posizioni di vertice anche internazionali, ma anche per tutta quella base di rider, diciamo, di secondo piano, non me ne vogliono, non vorrei essere io uno di quelli, però per tutti quelli mancava, e quest'anno mancherà completamente il momento immagine, il momento promozione. Allora, proprio per questo cercherà di supportare nelle gare italiane delle VS questi atleti per costruire dei contenuti che possano essere utili per loro, per i marchi che li supportano, per i negozi, per tutto quel mondo che c'è dietro ogni atleta e ogni evento del Super Enduro. Noi crediamo che sia importante questo tipo di iniziative. Come 365 stiamo cercando
di costruire un progetto che supporti e che vada nella stessa direzione. Per adesso non possiamo dire nulla perché è in fase embrionale, però state collegati perché avremo anche noi delle cose da dire su questo tema. Torniamo invece adesso a bomba al nostro super enduro. Come abbiamo detto, potrebbe essere per i rider un'opportunità di crescita, uscire dal nostro picco, dalla nostra comfort zone per andare davvero con forza in quel mondo e non solo fra una gara e l'altra del super enduro, ma come core business della propria iniziativa. Però, sempre dovendo guardare il bicchiere mezzo pieno, 10 anni fa, 11, quando è nato super enduro, oramai 13 anni fa, i giornali erano ancora cartacei, iniziavano a esserci i primi giornali web. Di YouTube si parlava poco e quindi c'era un mondo. Il mondo è completamente cambiato in questi anni. 365, che era uno dei supporti, uno degli ideatori con Marzio di questa disciplina, a livello cartaceo non c'è più. Siamo passati anche noi al web e tutto il resto è cambiato così. Quindi anche il tipo di promozione che prima poteva essere legato solo all'evento Super Enduro e al contorno, ora è cambiato. Questa pausa potrebbe essere un momento molto importante, un momento di svolta anche per questi ragazzi, perché devono cercarsi delle nuove vie, devono cercare delle nuove strade per promuoversi e ci sono, gli esempi sono sotto gli occhi di tutti. Ben venga da questo punto di vista, se vogliamo, una piccola pausa, però Enrico, non fare scherzi, eh? 2022 io voglio fare di nuovo tutte le tappe, ok? Bene, ciao, ci vediamo la prossima volta.